Eccoci qua, nuova puntata. Dovremmo cambiare il titolo perché è dedicata ai portieri. Questa è una trasmissione dedicata ai numeri uno. Abbiamo un carissimo amico con noi che subito ve lo presento. Ma prima di parlare delle nostre chiacchiere da portiere, le nostre chiacchiere, ormai sono diventato portiere ad honorem io perché sento le chiacchiere di persone che ne sanno, ne hanno di che onde parlarne. Vi mando un suggerimento per la réclame, ma più che una réclame è un amico. Vabbè, i guanti li abbiamo già messi, siamo a posto. Allora, abbiamo con noi Yuri Salvò. Ciao Yuri, come stai? Ciao a tutti, benissimo, benissimo. Giornata piovosa, ma vabbè, dai. Noi siamo al coperto. Purtroppo abbiamo anche gomma che ci ha bloccato l'immagine. Intanto ti chiedo scusa Yuri, l'altra volta ti abbiamo un po' criticato perché abbiamo un personaggio che aveva di che parlare, però anche tu hai tanto di che parlare, quindi... Ne abbiamo parlato poco l'altra volta, raccontiamo invece la tua esperienza, il tuo, come si dice in gergo, curriculum, perché insomma hai allenato fior fiori di portieri e continui a farlo. Diciamo che, beh, con Mister Tarallo era una serata in cui andava liscia perché ha un'esperienza e soprattutto ha allenato personaggi importanti che giocano in Serie A e quindi di ben donde. Io, beh, diciamo che ormai è 20 anni che faccio preparatore portieri, gli ultimi 14 anni da professionista. Mi considerano sempre nelle categorie, chiamiamole così, più basse, ma dico sempre io che sono quelle più formative, Eh perché sì, certo. allenare i pulcini, gli esordienti, i giovanissimi, metti le basi e i mattoni importanti per la crescita dei numeri uno del futuro, insomma. Diciamo che, beh, ne ho ormai 300, 350, ormai ho perso il conto, Zaccagno, che era in nazionale Under 19, Giacomel, che ha fatto Empoli gli ultimi anni, finale persa a Lievi 3 anni fa, adesso è in C, poi che ne so, addirittura il femminile. Ho un portiere che è arrivato terzo ai mondiali, uno che ho allenato quando ero ancora a Cittadella e c'era la possibilità di allenare le bambine con i bambini assieme, che è arrivata terza 2 anni fa ai mondiali. Quindi sì, insomma, dai, ne ho. Poi ho Maniero, che è il secondo portiere del Cittadella attuale, che poi 2 anni fa aveva vinto a Crotone il titolo e sono andati in A, insomma. L'anno scorso era Palermo, insomma, dai, qualcuno ce l'ho, ecco, dai, però Quindi ho tu hai avuto la 78 fortuna. anni, quindi. Eh? Hai 78 anni, Esatto, giusto? praticamente ormai la mia vita è da in campo. Mi sono distrutto la spalla e mi sono dedicato presto ai piccolini. Poi faccio l'insegnante elementare e quindi è un continuum, diciamo così. Oh, qui è arrivato Ma tu invece l'intruso. che hai allenato? Tu hai mai allenato nessuno, invece? Io, Cioè, beh, battute, se, nigro, no? Consolini, chi hai No? allenato? Sì, beh, tutti i Nigro, Consolini, ma Bizzarri, questo è Fiore all'occhiello, Marco Bizzarri. Ma guarda che non è importante il dove allenare, No, certo, l'importante è come? il dare il 100% a chi alleni. Allora, come ne abbiamo già parlato, io probabilmente come preparatore, in mezzo a tutti questi, sono uno dei più inesperti, ok? Perché vabbè, sono 15 anni che alleno, però Però sei non ho simpatico, dai, fatto. diciamo Sì, questo. quello sì, quello poco, ma è sicuro. Da gruppo sono il numero uno, da balotta sono il numero uno. Far l'asino, arrivo subito. No, la soddisfazione di aver avuto dei portieri a livello dilettantistico importanti e avere vinto qualcosa con loro, perché ho vinto, e vincere non è semplice,
ma soprattutto è rimasta l'amicizia, rispetto, tutte quelle cose che spesso e volentieri quando ci si allontana si perdono. Invece con, certo, con queste persone mi sento tuttora, ci confrontiamo, mi chiedono consigli, io li chiedo loro, anche se giocano ancora. Quest'anno è il secondo anno che alleno consecutivamente questo portiere, con cui mi trovo molto bene. Non è il record, perché ne ho avuto uno per 4 anni, dunque, che, non dico che aveva la mia età, ma quasi, perché Soldati mi viene a ruota, mi viene. Però la soddisfazione di aver preso un portiere che voleva quasi smettere, avergli fatto fare ancora 4 anni, vincere un campionato e fare qualcosa in tranquillità nel campionato superiore, in più affiancarlo come lui era allenatore e io come direttore sportivo. Ma è la fortuna, e ricordi sempre che tutte le persone che incontri, che possono essere colleghi oppure portieri, ti lasciano qualcosa, e quello è fondamentale poi per la tua crescita personale, perché ti lasciano qualcosa. Zancopè, Cano che ho adesso, Piero Bon, Campagnolo che ho avuto a Cittadella, l'ex portiere della Regina e quant'altro, e mi hanno sempre lasciato qualcosa. Poi anche in ogni caso i confronti con i colleghi sono importantissimi, perché poi tu hai la tua idea ed è normale, ognuno di noi ha la sua idea, però se non è ottuso e non è un fossilizzato in quella, capisce che potrebbe essere qualcosa di diverso che può essere, che puoi adattarti. Certo. Infatti per me il ruolo del numero uno, stavamo discutendo anche settimana scorsa con Mister Tarallo, che giustamente dice che il preparatore portieri o il portiere italiano in prospettiva è il migliore al mondo. Sì, in realtà sono d'accordo con lui, ma dobbiamo andare oltre, perché è vero che la tecnica del preparatore portiere italiano è la migliore al mondo, nel senso che insegniamo la presa, insegniamo le raccolte, insegniamo il tuffo, ma il ruolo del portiere moderno è cambiato. Il portiere è un giocatore, è il primo costruttore, cioè vuol dire che l'azione deve partire dal portiere, e se parte dal portiere ti dà superiorità numerica. Certo. Perché? Perché ti taglia una linea. Cioè vuol dire che se io portiere ho la palla e sono bravo a utilizzare i miei piedi, quando l'attaccante mi viene addosso io scarico palla al mio difensore centrale, perché una volta c'era il patema d'animo che non si poteva dare la palla centrale perché si poteva perdere o già era zona pericolo. In realtà no, perché se ho il difensore o il mio mediano aperto, è una salto la linea di difesa e sono già a centrocampo, e quindi è importantissimo anche questo. Quindi l'evoluzione e tutta la nostra storia è importantissima, è il nostro zoccolo duro, però da questo dobbiamo evolvere, perché il calcio è in continua evoluzione. Certo. Secondo te, andi pure. Volevo dire, poi vi lascio parlare fra colleghi, la cosa che secondo me è anche importante su questo ruolo, incide tantissimo. Intanto c'è Riccardo Boscolo che dice che è giusto quello che dici, lo salutiamo, e dopo dovrebbe collegarsi. Non c'è differenza, con tutto il rispetto per i professionisti, però l'applicazione del lavoro che si fa su un dilettante o su un professionista è uguale, cioè è l'unico ruolo, non ce ne sono altri, perché tu non puoi allenare un attaccante dilettante e un attaccante professionista allo stesso modo. Invece il portiere è un ruolo atipico, unico, la preparazione, quindi la costanza con cui ci si applica per farlo crescere, tutto ovviamente con le giuste proporzioni, però è uguale. Lo sforzo che fa il preparatore atletico, lo sforzo che fa il portiere è identico. Poi sono le tempistiche, le pressioni, sono altre cose che esulano dal lavoro che si fa sul campo. Credo di non dire una fesseria se dico questo. Assolutamente no, anche perché spesso il rapporto è completamente diverso, cioè il preparatore portieri, anzi l'allenatore dei portieri, perché ormai Coverciano giustamente ci bacchetta, noi chiamiamo allenatori dei portieri e non più preparatori portieri. Giustissimo.
siamo al limite, ne alleniamo 2/4 in prima squadra e il settore giovanile ne alleniamo 4/6. Io sono di quelli che utilizza i 6, dopo spiegherò anche il perché. Ed è un rapporto completamente inusuale per una squadra che era portata 20-1 o 20-2 o 18 in base alla rosa, insomma, ecco, e quindi hai ragione su questo. Gomma, ti ho interrotto. Secondo te quant'è il segreto, l'ingrediente per poter far crescere un giovane portiere? Guarda, è facilissimo ed è una cosa sola: la passione in cui metti, che ci metti per farlo crescere. Da questa deriva tutto il resto, perché se io ho passione devo formarmi, devo informarmi, devo confrontarmi, e quindi tutto questo è la corolla. Io chiamo un fiore ha lo stelo e ha il bottoncino giallo, ma quello, se non c'è tutto il resto, conta niente. È vero che è l'ingrediente fondamentale, ma dopo c'è la corolla, c'è tutta una spezzatura che è importantissima. Ecco, comunque la passione è l'elemento fondamentale, perché se non hai quella non riesci a trasmettere niente agli altri, nulla. Tanto volevo salutare il nostro amico Mario De Planu, che ci segue sempre, anche lui preparatore dei portieri. Lo vedo spesso anche nel mio profilo, ecco, proprio ieri sera, per dirne una, il preparatore portieri non deve essere fissile, deve guardare anche l'allenatore, perché è parte dello staff, cioè e lo staff è fatto dall'allenatore in seconda, dal preparatore atletico, anche fisioterapista nelle grandi squadre, dall'allenatore portieri. Ieri sera c'era una bellissima conferenza di Filippo Galli, ex difensore del Milan, ex responsabile dei portieri del Milan, attualmente a Coverciano, da una mano al settore tecnico giovanile, che giustamente anche lui sottolinea le cose, sottolinea che il ruolo è cambiato del calcio e anche del portiere, e non c'è più, non si deve più parlare di 1-4-4-2, ma è che il difensore centrale deve fare solo quello. No, adesso si parla di altre cose, si parla di principi. Quindi non è che io devo fare il terzino e devo fare solo quello, no, attacco lo spazio e nel tempo giusto, quello devo fare, non devo stare fissile nel mio modulo, ma ormai c'è lo step successivo, ce lo insegna l'Europa, perché prendiamo delle bastonate a livello giovanile allucinanti, stiamo piano piano emergendo, perché siamo negli ultimi 10 anni abbiamo colmato un gap importante, perché eravamo veramente messi male. Negli ultimi 5-6 anni abbiamo fatto veramente cose importanti, siamo andati nelle varie finali, cioè siamo arrivati terzi, quindi abbiamo un ranking anche del settore giovanile importante, ma questo è derivato da delle batoste megagalattiche e abbiamo avuto una fortuna, la fortuna di avere Viscidi, che è il nostro responsabile del Club Italia delle nazionali settore giovanile, che è uno studioso, uno che ha passione e uno che studia il calcio europeo e porta quello. Vabbè, è fondamentale informarsi, come diciamo prima, dicevate prima, è fondamentale. E tanto saluto anche Palletti Massimiliano, che ci guarda. Ah, grandissimo, da Trieste. Vedi, abbiamo anche la sponda triestina. Una triestina o un triestino? Lui è di San Luigi, che è un club di Trieste, ma è una scuola calcio Juventus, infatti prossima settimana hanno un webinar con Filippi. Lo so perché, ripeto, mi chiamano per fare un po' di formazione. A me fa piacere, ma sai perché? Perché non faccio formazione io, mi formo anch'io, perché il territorio
Se non ascoltiamo voi dilettanti, scusate, ma non è uno svilimento. No, certo. È chiaro. Certo, ma se non ascoltiamo le vostre esigenze, noi non andiamo da nessuna parte, perché noi professionisti da dove peschiamo? Peschiamo da voi. Se noi non facciamo salire voi, cosa vuol dire? Formare, mettervi una pulce, una scintilla da coltivare, noi non andiamo da nessuna parte, perché dobbiamo sempre ricontinuare da zero. Ma quando abbiamo messo questa pulce a voi, non partiamo più da zero, partiamo da tre o da quattro, è già un successo. Poi il talento è un altro paio di maniche, quello è un altro paio di maniche. Però bisogna andarlo a scoprire, bisogna anche portarlo in superficie, perché uno potrebbe averlo e non saperlo, non conoscerlo, quindi va stimolato, ci sono intanto i complimenti. Continuamente stimolato, ma la cosa fondamentale è stimolare sempre. Allora, io lavoro sui giochi, ormai 15 anni fa, 14 anni fa, quando ho iniziato, mi contattavano perché facevo dei giochi. Pensavo e penso ancora che il gioco è la prima forma per stimolare una crescita dei bambini, perché tramite il gioco e la sfida soprattutto, il bambino tenta di superare l'altro, di superare gli avversari collaborando con i propri compagni e superando i propri limiti. E quindi ogni volta che gioco tento di superare i miei limiti. Questo lo dicevo 14 anni fa, adesso si parla di gioco formativo, ok? Adesso, da 5 anni si parla di gioco formativo. Infatti, quindi, anche le federazioni, soprattutto la Lega Nazionale Dilettanti, impone nelle attività di base la ruota, l'orologio, cioè delle situazioni proprio di gioco, perché il bambino prende. C'è la diatriba, no? Ma lì non è legata ai portieri. Se il calcio era quello dei cortili, quello dove il bambino si sbucciava le ginocchia ed era istintivo, eccetera, eccetera, e invece in questa fase di gioco. Però adesso sono cambiate proprio, come dire, l'atteggiamento del bambino. Se non viene invogliato ad accettarlo proprio come, dicevi te, una sfida nel gioco, però probabilmente non ci riesce. Io ho avuto l'occasione con Karin Esposito di seguire il primo anno Pulcini, dove abbiamo applicato dei piccoli schemi di calcio, no? Perché noi siamo dei appassionati di una volta, quindi per noi il bambino deve giocare istintivamente, deve prendere la palla e andare in porta, che non è così, non deve essere così. Però abbiamo dovuto applicare questi piccoli schemi che noi avevamo in mente col gioco, e non si può fare diversamente. Come ad esempio fra i piccoli, i Pulcini, ma anche soprattutto anche scuola calcio, a rotazione vanno in porta. Ed è una grande. È un arricchimento motorio, sì, che non c'è più. Allora, il gioco, quando eravamo piccoli, saltare i fossi, la corda e quant'altro. Non ci sono più. Ma non è quello il problema. Il problema è un altro, che lo facevi a casa e poi lo facevi a scuola e poi lo facevi a calcio. Adesso non lo fai a casa, non lo fai a scuola, e deleghi allo sport di fare tutto. Cioè, io sono insegnante elementare, ok? Primaria, ok? Perché adesso non si chiama più elementare, si chiama primaria. Allora, giustamente, non ci sono le colleghe formate per fare una capovolta, e loro hanno paura di fare la capovolta, perché se il bambino si fa male, poi hanno il problema che forse qualcuno lo denuncia perché si è fatto male il bambino. E io sono uno di quelli che pensa che in due discipline elementari deve esserci lo specialista. Uno è la motoria e il secondo è l'inglese. E queste sono due materie importanti per una cosa e per l'altra, che permettono, parlo di motoria, a recuperare quel gap che non hai più. Poi ti dico della sfida, sai dove fanno le sfide nei giochi i bambini? Con la PlayStation. La PlayStation e i giochi di ruolo sono sfide tra lui e il gioco, e adesso via internet, perché ormai si trovano, la squadra
contro il gioco. Quindi noi dobbiamo riuscire a catalizzare quella tensione che loro portano sul gioco via internet e di portarlo al campo. E dal virtuale al reale. È bello avere il contatto fisico, il comunicare con l'altro, non il guardare gli altri. Certo, assolutamente. Cosa che non fa Gomma, perché Gomma invece fa degli allenamenti tradizionali, quindi noiosi anche. Dici? Boh, così ma guarda, no, guarda, anche in prima squadra, per esempio, è vero che è un'altra cosa. La prima squadra, come aveva detto il collega Mainardi, può essere, ma come della settimana scorsa, il collega che ha allenato in Spagna e in India. Ah sì sì, Minardi. Ok, in prima squadra le esigenze sono diverse, cioè certo. io devo preparare il mio portiere per la domenica, quindi io devo analizzare la domenica prima. Aspetta, si è bloccata l'immagine. Supportarlo psicologicamente, si è fatto cagate, supportare il secondo che poverino non ha visto il campo e poi rapportarmi alla domenica dopo. Nel settore giovanile siamo fortunati, soprattutto nell'attività di base fino all'under 15, poi under 16, 17, primavera è un altro paio di maniche. Però non abbiamo il pressing di vedere il risultato della domenica. Noi costruiamo un portiere per il futuro. Io ho avuto la fortuna di lavorare in due società, Cittadella e Padova, che mi hanno permesso di fare questo, che sia chiaro, non magari in altre società la pensano in modo diverso, ma la formazione del giovane portiere passa su cosa? Su non mettere la pressione sulla domenica, sul risultato, ma il risultato è semplicemente il frutto del lavoro quotidiano, non solo settimanale, mensile, quadrimestrale e annuale, e si va a step, non bisogna sempre tartassarlo su tutto, ma si va a step. Per esempio, quest'anno io ho avuto la fortuna e l'onore di avere come responsabile Andrea Cano. Andrea Cano è un'istituzione a Padova, perché dopo Bonaiuti ha praticamente il record di presenze a Padova, ma lui ha giocato una vita. Ha fatto tutte le categorie, seconda categoria, prima categoria, promozione, eccellenza, C e B, ok? Le ha fatte tutte, ha giocato quasi su tutte le categorie, con una umiltà eccezionale. Quando sono venuto a Padova, mi ha detto: Yuri, io ne so sicuramente meno di te dal punto di vista della preparazione dei portieri, però mi metto a disposizione. Ed è stata una frase che mi ha riempito il cuore e la testa, perché avere un professionista che fa solo quello, che ti dice: guarda Yuri, io ti stimo per quello che fai, ok? E sono qua per imparare, però metto a disposizione tutto quello che so. Cosa vuoi di più? Di più non puoi chiedere, certo, certo. Intanto salutiamo Luigi Nigro. Ma dobbiamo proprio salutarlo proprio? Siamo costretti a salutarlo? Troppa gentilezza. Questo è uno di quei portieri che ti spiegavo prima. Sì. Che da portiere adesso, Gomma, ero convinto che fossi io il tuo fiore all'occhiello. Che fossi? Spiegami cos'è un fiore all'occhiello, perché Gomma non lo sa, eh. No, ma lui ha varie giacche e ogni giacca ha un fiore all'occhiello. Esatto, si è adatta alla situazione. Ho una maglietta rossa, di fatto. Te il fiore all'occhiello, Gigi. Questa è empatia, per esempio. È il classico esempio in cui, in ogni caso, io, preparatore portieri, sono empatico con il mio portiere, quindi io trasmetto e al tempo stesso lui mi trasmette qualcosa, perché sono sicuro che si vede lontano un miglio dal sorriso di Gomma e dal sorriso di Luigi, che tutti e due
se vogliono trasmettere una cosa positiva l'uno all'altro, lo fanno, e anche una cosa negativa, però finisce là, giusto? Se posso aggiungere, Yuri, intanto è piacere di conoscerti e ascoltarti. Ciao. È di Pensa Bolzano che Sud, eh? io. Eh? Sei di Bolzano Sud, giusto? Pensa che io ho deciso di fare l'allenatore dei portieri subito dopo che ho conosciuto Gomma, perché ho detto se lo fa lui posso farlo anche io. Peggiorare era difficile, insomma. È la verità. Beh, poi È passato qualche annetto. tu hai finito la Vedi. tua carriera con lui, quindi anche questo è emblematico. No, 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 l'ho finita qualche anno dopo, dai. Giusto qualche anno dopo. No. Allora, lui è uno di quei portieri, secondo me, che l'anno che l'ho avuto io ha dato il 50%. Più o meno, forse. Forse 50%. A far l'asino a 120%, a allenarsi è stato un anno un po' particolare. C'è da dire che è stato il primo anno che ha cominciato ad avere dei problemi con la schiena, e quelle non erano scuse. Insomma, all'inizio secondo me era una scusa, poi invece dopo ho fatto delle visite e c'erano delle cose Che non un po' più andavano. gravi, ecco, non funzionavano, capito? Perché è lungo, è molto lungo. Quanto sei, Gigi? 1,96. 1,93. 1,93, Il ecco. classico portiere, perché alla fine quello che ho detto l'altra volta è la verità. Il Zoff 1,81 non c'è più. Uno dei portieri più bassi della Serie A è Perin 1,86. Sì. Ho fatto un convegno il mese scorso con Viotti della nazionale femminile e altri, e il tema era il portiere moderno, quindi mi sono anch'io informato sulle altezze, non ci sono più, cioè la media ormai è 1,87-88, la media vuol dire che ci abbiamo 1,96, ok? Ma questa è un'esigenza. Allora, se noi ci fossilizziamo sul ruolo di una volta, ma non importa, l'importante è che sia elastico, che pari o quant'altro. No, è un'evoluzione. La statura è direttamente proporzionale a che cosa? Alla velocità dell'azione. Perché ormai un cross con i palloni attuali e con la velocità che va l'azione, devi avere centimetri per prenderlo, non c'è niente da fare. Devi avere centimetri anche per attaccare la palla o lo spazio, perché giustamente il collega Walter mi dice di attaccare lo spazio. È vero, devo attaccare lo spazio, ma se non attacco lo spazio, se non ho i centimetri per attaccare lo spazio, arrivo in ritardo. E quindi l'evoluzione dell'altezza è stata una cosa dovuta al cambiamento di velocità del L'evoluzione calcio. dell'altezza non passa da me sicuramente. Guarda, io sono 1,75 e ti dico la verità, però non ci sono, cioè io ho portieri età primo anno, secondo anno giovanissimi, quindi under 15, che sono tranquillamente 1,88. Cioè, ed è quello, cioè il campagnolo di turno che ha fatto Andrea Campagnolo, la sua bellissima carriera tra A, B e quant'altro, e non ci, cioè, non c'è più, non c'è più. Perin ha una forza di gambe, una forza sia mentale perché è un atleta, ma ha una forza muscolare sulle gambe che è devastante per quello che è lì, cioè aggrappato con le unghie. Abbiamo fatto un'intervista con Perin il mese scorso a Padova. Ciao Rocco. Buonasera, E ci ha ma che detto che bellino. lui si sta formando alla Juve perché ha un campione davanti, a Buffon. Buffon ha vinto tutti i confronti possibili e immaginabili negli ultimi mondiali europei contro tutti i portieri più forti al mondo. C'era Casillas, crack sul classato Casillas, c'era Neuer, crack sul classato Neuer. Li ha distrutti, ma ha una forza mentale, Buffon, che è devastante, che è devastante.
e trasmette, ed è uno che trasmette. Allora, intanto io rimetterei il messaggio che ha mandato Falletti Massimiliano, che diceva proprio, confermando quello che dicevi prima, Yuri, tu se impari solo metodi sarai sempre legato solo ai metodi, se impari i principi puoi creare i tuoi metodi. Questo è, mi sembra che semplifichi tutto il ragionamento che avevi espresso. Esatto. E, ripeto, le persone che si formano e che hanno quella lampadina sono sempre in prima fila, nel senso che in ogni caso tenteranno sempre di aggiornarsi. Poi l'aggiornamento non vuol dire prendere la moda, che sia chiaro, perché vi ricordate quando è arrivato il portiere che doveva per forza giocare palla con i piedi, e adesso, scusate, non so se qualcuno è juventino lì, non lo so, però 5 anni fa, 6 anni fa la Juve, anche nel settore giovanile, giocava la palla portiere terzino, terzino portiere, portiere terzino, poi alla fine venivano a pressare il portiere che lanciava lungo, ok? Sale niente, il portiere deve essere un costruttore, come ho detto prima, deve creare una superiorità numerica, cioè se gli do palla per niente non serve a niente. Infatti comunque anche la Juve adesso ha cambiato metodologia e ha capito perché solo gli asini vanno avanti senza riflettere, diciamo così, ecco. E quindi è stato un periodo di formazione e di informazione, ma anche non solo la Juve, moltissime squadre italiane facevano quello lì perché scimmiottavano il metodo Barcellona, Real Madrid e quant'altro, ma poi si è capito il motivo, perché guardando Guardiola però bisogna studiarlo, se si guarda senza studiare si capisce solo poco. Vabbè, se ci pensi, salutiamo Rocco. Abbiamo già salutato, sei arrivato in ritardo, come quando uscivi nell'area piccola. Stava parlando. Buonasera a tutti, scusate il ritardo, ma anch'io sono 50 euro, Rocco, non è un problema. Sì. 50 euro, no, va bene, tanto c'ho gli sponsor, non ho problemi. Ascolta, Yuri è a tua disposizione per tutte le domande che vuoi. Mi sembra che stavate parlando della costruzione dal basso con i portieri, giustamente. E chiaramente questa, come dici te, è l'evoluzione del nuovo calcio, ma ancora tanti allenatori non sono preparati per farlo, perché noi possiamo dare dei concetti al nostro portiere, ma se il gioco tattico del mister non lo prevede, purtroppo il portiere che non usa, insomma, questa tattica va in difficoltà se dovesse cambiare allenatore, perché non si trova con l'esperienza giusta. Però è chiaro che noi siamo una base importante da poter iniziare a far partire un certo concetto al nostro portiere. E noi siamo fondamentali su questo. Concordo in quello che hai detto tu, però dobbiamo scindere due cose, secondo me: settore giovanile e prima squadra. Settore giovanile, per me hai una grande fortuna, quella di buttare, di immettere qualsiasi cosa nella testa dei nostri portierini, e il risultato non conta, e di conseguenza il mister, o meglio, se hai una società che capisce, bisogna capire anche quello, il mister deve adattarsi alla crescita dei singoli giocatori, punto. In prima squadra è diverso, perché in prima squadra di solito prendi il mister ci fa la squadra in funzione del suo tipo di gioco, del suo modo, ma esempio, anch'io a Padova, per esempio, che ho Adriano Giancopè, preparatore portiere della prima squadra, e c'è Mandorlini in prima squadra come allenatore. Lui non è un grande fautore della costruzione dal basso della squadra, che sia chiaro. E ecco perché ti dico che le cose sono diverse. Prima squadra è un mondo a sé stante, il settore giovanile invece devi dare tanti
con tanti punti di riferimento, più cose possibili che poi il portiere si ritroverà nella sua carriera. Più allora, ha un ventaglio ampio, dai, più sarà fortunato, perché potrà pestare quello che gli piace. E no, no, è chiaro, è chiaro che comunque in prima squadra sono allenatori che comunque chi ha già tanta esperienza, diciamo i cosiddetti insomma over, parliamo di allenatori insomma con degli anni nel cassetto, loro diciamo che si trovano in una situazione di evoluzione, per cui dovrebbero studiare questa nuova concezione del calcio e chiaramente andare a modificare magari una loro ideologia. Ah, fortunatamente adesso con tutti gli allenatori giovani del settore giovanile che escono dai corsi hanno proprio nelle loro corde proprio questa situazione qui, cioè della partenza dal basso, il portiere che è un ruolo fondamentale per la costruzione di qua e di là. E qui ci troviamo avvantaggiati nel settore giovanile, perché riusciamo a costruire chiaramente, ed è fondamentale immagazzinare il più possibile cose importanti al nostro portiere, che poi dopo quando andrà su, sperando di trovare anche un allenatore che si è evoluto, anche se ha avuto delle esperienze in passato, però si è evoluto, lì si trova avvantaggiato. Altrimenti se trova un allenatore giovane in prima squadra che ha già la concezione comunque di una partenza dal basso, insomma è meglio per lui, cioè per il ragazzo. Però è chiaro che la mia esperienza, Adriano Zancopè, lo conosci ormai, in ogni caso ha giocato a Modena, ha giocato a Padova, sì, sì, ha giocato a Cittadella, è una persona, no, l'ho conosciuto quest'anno in campionato, ecco, una persona che ci abbiamo giocato contro, che ha giocato comunque, no, in Serie A anche col Modena, e aveva un concetto. Lui ha giocato a Cittadella con Glerian. Se vi ricordate, Glerian giocava con un modulo molto molto strano, perché giocava col 3-4-4. No, col 3-3-4. Quindi 4 attaccanti, 3 difensori e 3 centrocampisti. E lui voleva che il portiere calciasse lungo, quindi quando arrivava a palla il portiere doveva attaccare palla e lanciarla lunga in quella determinata situazione. Quindi lui quando giocava sapeva già, in ogni caso aveva già un concetto di portiere attivo, di un portiere protagonista, di un portiere che doveva creare superiorità. E quindi gli anche adesso che è a Padova da anni, perché ha fatto prima settore giovanile, ormai quando ero io i primi anni erano 11 anni fa, che è entrato 11 anni fa a Padova, e già lì aveva portato il concetto del portiere protagonista che doveva iniziare l'azione con i piedi, però ha modificato la sua forma mentis, perché prima lui quando giocava doveva calciare lungo, mentre adesso il portiere deve essere costruttore dal basso e riesce a farlo, e in più lo fa come? Usando 4 portieri, cioè lui in prima squadra a Padova esige 4 portieri per cosa fa? Per fare cosa? Per fare delle situazioni che gli permettono di arrivare a quello che vuole. E quindi diciamo così, come dici tu Rocco, è importante anche essere elastici, cioè non dobbiamo essere fissi in un'idea, ma dobbiamo anche evolvere. Anche Gasperini stesso, che non è di primo pelo, ma è evoluto. Ci sono portieri, ci sono allenatori e anche preparatori portieri che si evolvono, altri che mantengono il suo stile perché sono sicuri in quello che fanno. Certo, poi, no. Ecco. Oh, la nostra fortuna è che possiamo fare anche degli assist. Certo! Oh, proprio con il Padova, il nostro portiere ha fatto 2 assist ai nostri attaccanti, abbiamo fatto gol. Ecco. Cioè, sul rinvio... Allora, Spalletti è nata alla Roma, la prima volta di Spalletti da Roma...
che partiva proprio dalle ripartenze del portiere per fare assist e fare gol. Sì, sì. E me lo ricorderò sempre perché è stato anche lì un pioniere. Ed è importante perché alla fine studiare anche gli altri ti arricchisce, come ho detto prima. Ah, ed sì, è fondamentale. Sì, sì. Allora, poi visto che ho tre allenatori di categorie diverse, cioè settore sorpresa, guarda chi sei, Yuri. Anche qua ci sei. Ciao Yuri, grazie di questa possibilità, grazie. Ciao Yuri, ciao a tutti, grazie. Ecco, lui è uno di quelli, Gomma, è uno di quelli che si formano e si informano. Lui ha l'umiltà di non fermarsi mai. Poi può sbagliare perché cadate anche lui, la montagna. Anche Luigi Nigro forma il pane e lo inforna nel forno. Sì. No, visto che vi ho... Siete, adesso, Palletti non lo conosco, Massimiliano non lo conosco. Sì. Una domanda rivolta anche a lui, partiamo da Luigi, ci sarà un esercizio, un qualcosa nel tuo allenamento che i tuoi portieri aspettano, non so, tipo a modo di sfida, per divertimento, ci sarà un qualcosa, perché tu Gigi alleni come me nei dilettanti, Rocco allena nei professionisti, Yuri allena nei professionisti nel settore giovanile, Massimiliano, sei in una serie D, giusto? Sì, sono una serie D, sono il responsabile dell'area portieri del San Luigi Calcio. Okay. Gigi, no. Ci sarà un qualcosa che i tuoi portieri non aspettano, scusa, aspettano a braccia aperte, qualcosa che li fa divertire, il tuo fiore all'occhiello, guarda, diciamo, del tuo, guarda, del tuo ma, cioè, lo sai che... per me il divertimento è la prima cosa, quindi il mio allenamento è tutto improntato sul divertimento, e pensa che la cosa più bella, che tra l'altro faccio anche io, è quando facciamo chiamiamolo riscaldamento, le partitelle 2 contro 2, 3 contro 3, con le mani, con il portiere che deve parare ma può anche prendere la palla, calciare in porta, sai, quelle attività che sono realmente divertenti, e poi alla fine c'è quel premio, che anzi non è un premio, è per l'altro che ha perso, che a fine allenamento si deve portare, si deve raccogliere tutti i palloni. Poi la cosa che invece io preferisco fare da parte mia, oltre a questo, è a fine allenamento. Gigi, un attimo, vi devo chiedere una cortesia. Visto che sta... Che è successo? C'è Gomma impallato. Rocco, il microfono, ragazzi, ci diamo i microfoni quando parla uno, perché sennò rimbomba. Sono impallato? Allora. Eccomi. Allora arrivo da lì, no. O dalla regia, ci penso io. Intanto ciao Massimiliano. Allora ci penso io a chiudere i microfoni. Poi la parte invece che a me proprio diverte di più a fine allenamento, quando diciamo li ridicolizzo, diciamo così, che poi è un divertimento anche per loro, perché loro poi cercano, danno il loro massimo e neanche a fare i tiri in porta. Perché cioè, io cerco di fare gol sempre, loro naturalmente, siccome spesso ci riesco, sai che c'ho un mancino spettacolare, vederli lì che si innervosiscono, guarda, è la cosa che più mi esalta, tu non puoi immaginare quanto. Cosa, Rocco, cosa fai, così che hai visto anche te che mancino che ho? E ma pensa che adesso... Io calcio di destra e di sinistra, non ho problemi. Vabbè, guarda, penso che il mio destro sia meglio del tuo destro. Vai, Rocco. Dovete considerare che loro due hanno fatto il corso insieme. Hai capito? Allora c'è. Ma no, ma va là. Da questa rivalità. Ma va là, io mi mettevo lì col telefono e facevo le facce strane, facevo le foto agli altri e facevo le facce storpie, tutte queste cose col telefono.
Rocco, non dirlo però in giro che ti ho suggerito agli esami, altrimenti la gente non si fida più di quello che dici. Ma, no, ma mi hai dato qualche foglio, dai, da studiare. Ho visto che siete dei ragazzi poco seri, quindi andiamo dalle persone serie. Allora, visto che abbiamo Massimiliano con noi, chiediamo a Massimiliano la sua esperienza, raccontaci un po' di te, del tuo curriculum sportivo, che così lo raccontiamo anche ai nostri amici che ci seguono. Il microfono, Stefano. Pronto, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Sì, diciamo che io ho fatto la mia esperienza anche da giocatore di movimento. Facevo sia i giocatori di movimento che i portieri. E là mi ha aperto ancora di più la testa, nel senso mi sono focalizzato, ho capito tante cose, e quello da portare, anche da mettere al portiere, cioè il portiere bisogna allenarlo anche là con i principi, no? Quando magari 10 anni fa pensavo anch'io che il portiere dovevo allenarlo con mille cose, no? Come si faceva una volta, e invece allenando i giocatori di movimento e anche i portieri ho cominciato 10 anni fa a ragionare molto molto diversamente, e da là ho iniziato a allenare i portieri con principi, con quello di formare il portiere o il giocatore per essere un atleta, no? E da là ho avuto varie opportunità, ero anche da Iuri a fare il goalkeeper day, dove mi ha messo anche là in gioco, mi sono messo in gioco perché la cosa più importante è mettersi in gioco, giusto? Perché comunque c'è sempre da imparare da tutti, da guardarsi, nessuno è maestro, dai, bisogna sempre... E la cosa più importante è ascoltare, capire, provare, comprendere, metta a comprendere, poi sviluppare. E dopo da là fai un po', ti viene un po' tutto, ovviamente parlando e confrontandosi. E dagli ultimi anni, da un 5 anni a questa parte, faccio solo i portieri e con i principi di gioco anche per il portiere, cercare di fare il portiere ancora di più valere le sue qualità, che un portiere bisogna allenarlo veramente più di un giocatore. No, perché deve avere la visione di attacco, deve avere la visione di gioco, deve sapere riattaccare, deve sapere difendere, deve occupare gli spazi in fase offensiva, in fase difensiva, tutto. E se non glielo impariamo prima, se non lo formiamo prima, ovvio che la bacchetta magica non ce l'abbiamo, ma però se tu cominci a formarlo e a prepararlo, secondo già lui si rende conto della consapevolezza che ci può arrivare. Questo è quello che io sto cercando di portare nella società dove che sono, e confrontandomi con tutti, anche con voi adesso, questa possibilità mi fa piacere, e ovviamente il condividere, no? Lui è stato una mia cavia, perché quando a Cittadella facevo il goalkeeper day, loro non sapevano niente, arrivavano in campo, gli davo 6 portieri, 10 minuti, un quarto d'ora a giro, loro avevano 2 esercizi che si erano preparati e tac, facevano gli esercizi, sì. Quindi proprio la formazione in campo, io giravo, guardavo, osservavo, e alla fine, perché ricordatevi sempre, non bisogna mai sminuire il lavoro di qualcuno che è in campo. Le osservazioni si fanno alla fine, perché sempre stanno allenando dei portieri, dei giocatori, quello che è, che poi se tu metti il tarlo a questi giocatori, che mi fai una critica o qualcosa, non lo seguono più o sminuisci il suo lavoro. Quindi è importante, sì, la critica, o meglio critica costruttiva, il dire guarda, hai fatto questa cosa, però secondo me potevi fare in questo modo, ma mai farla con i giocatori davanti. E dopo sono 6 anni che faccio il camp Juventus, ecco. Questa è la chicca finale, va, e via. Allora, intanto salutiamo Tommaso e Sebastiano, che è entrato con noi. Ciao, come va? Buonasera. Buonasera a tutti. Tutto bene, mettetevi tutti i guanti, non per essere protetti, ma per poter essere in gioco con lui, mi raccomando. Ciao Seba. Ciao, ciao. Senti, ho visto i guanti, aspetta che forse ce li ho qua. Ho visto i guanti di... Allora, intanto c'è questa maglietta qua che è la fine del mondo. So che Goma te ne ha già comprate un 150, 160. circa, esatto. La cosa invece più vergognosa, purtroppo mi dispiace dirtelo, ma è questa cosa qua che metterò adesso. Questi. Immagino.
i guanti Rocco Crea, proprio non potevi fare Rocco Crea, potevi fare la mascherina, ma non i guanti. Tanta roba, tanta roba lì, Addirittura ha detto che riaprono le discoteche, quindi lui userà tutta la maglia. Ascolta, gliel'ho fatti vedere al mio portiere, a uno dei due, quello che ha l'altra marca, che ti ho già detto, me li devi far provare, perché mi piacciono un sacco, di qua e di là. Ho detto, te li faccio provare. Poi te li faccio provare a te, li faccio provare all'altro. Allora, visto che io non sono portiere, esco, vi rimetto dentro Gomma, che non è un portiere neanche lui, ma ve lo rimetto dentro e non ne siete neanche accorti. Allora, io l'altra volta con PES ho fatto solo una domanda, però la premessa mia è quello che ho detto l'altra volta. Piuttosto di comprare qualcosa all'estero, compro italiano, ma perché la qualità italiana è vero che... Allora, il problema è questo. Adidas, Nike e quant'altro hanno la possibilità di investire, hanno la possibilità di testare 200, cioè, il mondo, ma la qualità in ogni caso dei prodotti italiani è a livello qualità-prezzo elevatissima. Io i prodotti PTS li avevo provati, i guanti, un po' di anni fa. Possono piacere o non piacere, non è un problema quello, però professionalità che mettono i produttori italiani è di prima qualità, quello non si discute. Io per esempio ho le scarpe di una marca italiana, dell'Apta, la ricordate? Apta, George Weah, Richelli e quant'altro. Ecco, è una marca piccolissima, una nicchia italiana, però fanno le cose fatte bene, come fa bene le cose, presumo, perché molti portieri che conosco e conoscevano e che ho conosciuto hanno provato PTS, come FT, come Dragon, come tutti i guanti made in Italy, cioè vuol dire di ditte italiane. E è uno spot, scusami se ti rubo un po' la scena, ma per me, soprattutto per quelli che sono collegati, fate comprare ai vostri portierini italiani. Adesso siamo in sponsor PTS, meglio PTS, però facciamo comprare italiano. Scusami, sei d'accordo? Quanto d'accordo, giusto che sia così. Comprate italiano, al di là, non esiste solo il mio marchio, ci sono altri 15-20 marchi attivi, quindi sono tutti buoni, nessuno escluso. Ognuno mette del suo nel fare del meglio del prodotto, però io sono di parte, non ti dico, non te lo racconto, lo devi toccare con le proprie mani per poterlo valutare. Ecco, rispetto 5, 6, 7 anni fa ho cambiato completamente pure io, anche io ho fatto degli errori come tutti, adesso me la racconto un attimino, però voglio dire, ci sono anni di lavoro, sacrifici, ecco, tanti ammattimenti, sbattimenti, non sempre si vanno bene. Perché bisogna dire la verità che sei stato il primo produttore, o almeno uno dei primi che mi ricordo, in Italia, italiano. Il secondo, perché c'era GPA. Ecco, io sono arrivato dopo. Io vendevo i guanti GPA prima. Esatto. Vedi che... È da anni che pratico, ma è da anni che... 10 anni proprio... Scusa, io Rocco, bisogna che tieni chiuso il microfono, se no rimbomba. Ok. No, vai pure avanti, Yuri. No, ecco, allora ti faccio anche un'altra domanda. Adesso, ovviamente, dopo i guanti, fai adesso anche, ho visto, protezioni e quant'altro. Allora, per un portiere, ok, che adesso ormai anche da noi, perché al sud quasi tutti erano sintetici, ormai già da tempo, adesso anche al nord arrivano molti campi in sintetico. Le protezioni, come le intendi? Secondo te i materiali migliori, neoprene o cosa? Secondo te? Diciamo che il neoprene è stato superato in questo momento. Rispetto a 4-5 anni fa,
ancora viaggiava ai tempi del neoprene, perché essendo più spesso, più corposo, però col tempo cosa si è risaputo? Che era un prodotto molto più pesante rispetto a quello che viene utilizzato adesso, che è un tessuto termoregolatore, quindi ha la funzione anche termica, ok, elasticizzato, e le protezioni sono in EVA praticamente, sarebbe la gomma espansa. E poi anche lì ci sono densità minori, densità medie e densità dure, perché io vado sulla medio dura perché troppo morbide non servirebbero a niente, si sfalderebbe il prodotto, di conseguenza non attutirebbe neanche l'impatto, ecco, fondamentalmente. Guarda, troppo sono uno di quelli che obbligano i portieri ad utilizzare le protezioni. Obbligano. Assolutamente sì, perché questa è prevenzione, prima di tutto. Esatto, è prevenzione. Perché un portiere che ha paura di tuffarsi perché ha una botta o ha un versamento, ok, non si butta bene, è meglio che stia a casa. È meglio che stia a casa per curarsi. Ok, quelli sono in EVA, il nuovo materiale in EVA. È abbastanza spesso e duro, perché, come ti dicevo prima, è inutile. Ma in ogni caso un movimento fluido. Sì, se libero nei movimenti. È come avere un pantacollant, tutti lì. Ti muovi come ti pare, praticamente. Sei liberissimo. Io voglio raccontare una situazione che mi è capitata, sempre per il discorso dei pantaloni neoprene con tutte le varie imbottiture. Quando giocavo, chiaramente, mi era venuta una borsite da un lato sinistro e poi sul lato destro. Ma mi era venuta talmente forte, perché poi io ci cadevo sempre sopra, per cui anche se avevo male, vabbè, io ero di testa dura, per cui andavo. Sono arrivato al punto che non riuscivo più a camminare, mi si erano gonfiate talmente tanto i fianchi, ma un dolore atroce. Sono andato... chiaramente in una struttura a Bologna importante, non faccio i nomi perché non voglio fare sponsorizzazione. Ce n'è una a Bologna importante. Vabbè, però... e, insomma, praticamente mi hanno fatto 11 punture di cortisone a fianco. Mi era venuto un buco proprio con tutte le punture che mi avevano fatto. In quel momento lì c'era anche Guardalben che aveva lo stesso problema. Lui, assieme alla un'altra marca comunque di guanti, insomma roba sportiva, si erano fatti costruire questi pantaloni particolari, no? Col neoprene, con la gomma antitrauma, tutte queste menate qui. E me ne ha dato un paio. Fa, provalo, mettilo sempre. Ti giuro, non ho più avuto problemi. In allenamento lo mettevo, in partita no, però in allenamento è la cosa fondamentale, perché quei pantaloni lì sono la salvezza del portiere, perché il portiere fa 70-80 tuffi allenamento, insomma, se non ti pari in un certo senso con dei pantaloni del genere, rischi veramente di farti male. Esatto. Ma sai qual è il problema? Il problema è che i bambini vedono la Serie A e vedono i giocatori della Serie A e della B o della Champion che non hanno niente sotto e di conseguenza pensano che sia uguale il campo della A e della B dei nostri. E invece è sbagliato, la prevenzione, come hai detto tu, è fondamentale. Vai Gomma. Volevo fare una cosa, ma Gigi Rigolo si è incartonato, sei di sveglio? Che... No, Gomma, è che mi meraviglio del fatto che Rocco si buttasse, capito? Cioè, mi ha meravigliato questa cosa qua, capito? No, ma c'è un messaggio. Ma c'è un messaggio. Stavo per andare a giocare in Serie B, poi sono successe altre situazioni. Le donne, Rocco. C'è un messaggio di Manuel Siracusa che dice la prossima volta, Rocco, i capelli ti ritaglio io. Sì, ne avrei bisogno, però questi me li sono tagliati io da solo, per cui ecco perché che disastro
Gigi, una domanda a Sebastiano per quanto riguarda il materiale, attrezzatura, i guanti. No, è che cioè, onestamente io sono uno di quelli che ha sempre utilizzato, ecco, marchi particolari, per non fare nomi, Puma. Mi sono sempre trovato bene, non lo so, forse sono stato sempre, sai, quando uno si trova bene con qualcosa, scarpe, guanti, non ho mai cambiato. Giusto, ma... anche la tuta, bravo, quella della DDR. La cosa, rispetto, ecco, a questi marchi blasonati, diciamo, cosa fai di diverso? Oltre a quella particolarità che sentivo che all'interno delle dita, diciamo, c'è quel... il gel siliconico, sì. Quello, c'è una lavorazione dietro le vestibilità che sono veramente importanti, perché ogni taglio ha una sua storia, ogni taglio che indossi praticamente... il calza a pennello è una particolarità molto importante, cosa che molti marchi blasonati tralasciano un attimino, eccetto l'Adidas, però la Wool Sport ancora un po' di vecchia concezione, se vai a vedere ancora risulta col palmo piatto, idem la Puma ancora continua col palmo piatto, io il palmo piatto l'ho eliminato al secondo anno, ho rivoluzionato completamente il mio target, perché il mercato voleva novità, basta, tutto qui. Ma ad esempio i materiali, i lattici, ce la giochiamo alla pari perché sono sempre gli stessi, le chiamano UCG, lo chiama Contact, lo chiama Tizio e Caio, e poi si riscopre che il Contact è Giga, è quello lì il lattice, eccetto adesso la Roish e la Woolsport che presentano un nuovo lattice che ha il grip particolare, il silicone interno. Quello lì, sai Seba, il portiere Cincilla, il mio portiere, che si è fatto dare i guanti da Turati, il portiere del Sassuolo, che c'ha Reus, e dentro c'è il silicone, cioè non si sposta, la mano non si sposta, io non mi trovo, cioè me ne ha dato un paio, ma non mi trovo, cioè, mi sento, non, è strano, cioè... Sai cos'è? Dipende da come è disposto anche il silicone all'interno, se è messo nella maniera appropriata, capito? Perché se è messo bene nei polpastrelli, nel palmo, ma non deve essere eccessiva, capito? Cioè, troppe righe, deve avere dei... Sono lungo la mano così, anche nelle dita, eh? Tanto ragazzi, saluto Riccardo. Ciao, Riccardo, buonasera. Buonasera. Tardi impegni di lavoro, sono stato in giro un po', sono tornato a casa, così vedo anche Sebastiano, ho parlato oggi con Sebastiano, Sebastiano, abbiamo avuto una discussione bella. Non si chiama la discussione, si chiama guanti... momento di apprendimento e di confronto. Sì, mi ha spiegato un pochino come... bellissimi. Guarda, la differenza del guanto che ha lui e del guanto nostro, come dice lui, è il guanto piatto. Praticamente quando arriva la palla non riesci ad afferrarla con le dita. La palla resta così un po', diciamo. E lui mi ha raccontato... Ecco, vedi, questa è la differenza. Sono curioso. Belli. Intanto Riccardo, ti presento Luigi Nigro. Buonasera. Dei portieri di una squadra di eccellenza dell'Emilia Romagna. Ciao. Buonasera. Nonché mio futuro allenatore di Serie A. Nonché mio allievo. Allievo. Cosa lo dici? Volevo permettere una cosa. Io ho giocato 2 anni col Padova nel 76. E devi dirmi nel chi 76. C'era come preparatore portieri e chi avevi come altro portiere. No, io conosco, i due portieri erano Gennari e Gandolfi, erano i portieri. Gennari è stato il preparatore portieri del Cittadella di prima squadra quando io ero a Cittadella, persona squisita, Piero, che poi è andato a 16 anche a giocare. Giusto, io ho avuto allenamenti da lui con Scatambullo, era il preparatore della squadra, giovanissimi. Ho 56 anni, quindi proprio Scatambullo? Sì. Allora vi do l'aneddoto. Allora Vittorio purtroppo è mancato 2 anni fa
Vittorio è quello che ha scoperto un certo Del Piero, è quello che ha scoperto un certo Pippo Maniero. Maniero, la punta, ve la ricordate? Pippone Maniero? Ecco, Vittorio era una persona magnifica, spettacolare, riusciva in due volte a capire il talento di un giocatore. Ecco, avere la fortuna di aver conosciuto, di aver visto e di aver parlato con persone del genere è un bagaglio straordinario, ed aveva un'umiltà della persona più semplice della terra. Nel 76, ma era duro, era duro. Se lo facevi come diceva lui, ti piegava, Guarda, concordo. Comunque, volevo risponderti alla tua... 10 minuti fa parlavi di talento e anche, diciamo, progressi di un portiere. Diciamo che il portiere, come dicevi tu, si deve divertire. Se un portiere si diverte, allenandosi si diverte, l'allenatore riesce a raggiungere gli obiettivi. Questo, diciamo, anche la base di allenamenti che noi facciamo qua in Olanda. Gli allenamenti di un portiere di 9, 10, 11 anni sono basati sì sulla tecnica e anche gli spostamenti, le prese, le palate, ma anche su 20 minuti di gioco. Praticamente il baseball, noi facciamo molto di baseball, buttiamo la palla da una parte all'altra. Qua è, diciamo, come dicevi tu, un fatto anche culturale, è molto differente. Guarda, io ho avuto la fortuna di conoscere, di confrontarmi con preparatori portieri spagnoli, portoghesi, olandesi, tedeschi, austriaci, svizzeri, e fortuna, che sia chiaro. E ognuno ha un metodo diverso, ma non possiamo, come ho detto l'altra volta, denigrare gli altri o confrontarli, dire il mio è il migliore, il tuo è il peggiore. Ma per me possiamo fare una cosa importante, cogliere le cose positive di ogni metodo. Il metodo olandese, che è da anni che è così, ha un vantaggio. Il vantaggio è quello di far crescere la personalità del singolo portiere. Riesce nella comunicazione. Il portiere olandese comunica. Il portiere olandese legge prima di ricevere palla. Però, dall'altra parte, il portiere olandese è carente in tecnica. Ma perché? Perché la seduta di allenamento è completamente sbilanciata verso una parte rispetto ad altra. Sono loro esigenze. Diciamo che il portiere olandese sta più alto nel gioco, sta meno in porta, gioca sui 16 metri, riceve la palla, la fa girare. È come dicevo 2 o 3 settimane fa, un giocatore con i guanti. Ma anche il ruolo dell'allenatore dei portieri è diverso, perché nella società fa tecnica poca, ma si mette al servizio del portiere durante la partita, le esercitazioni tecniche, tattiche, scusami, soprattutto tattiche. Se va in fagna, la cosa è diversa ma simile. Il portiere è integrato significa che è molto pressato nei giochi di posizione e nei giochi, lo chiamo gioco formativo. Perché? Perché il portiere deve pensare prima, quindi lui è in situazione, è pressato, quindi è stressato perché gli altri lo pressano, e deve riuscire a problem solving, deve riuscire a risolvere il problema molto velocemente, e quindi questo è arricchente e soprattutto fa crescere l'individuo. Poi loro hanno anche la mentalità sudamericana, soprattutto i portoghesi, che calcio a 5 e calcio a 11 con i bambini piccoli non sono scissi come in Italia, perché tu sai che in Italia, purtroppo, per me è sbagliato, la federazione di calcio a 5 è una federazione e quella di calcio a 11 è un'altra, però e quindi non puoi essere tesserato con tutte e due le federazioni. Se invece potessi fare una cosa semplice a Pulcino, giocare il sabato a calcio a 5 e giocare la domenica a Pulcino, che tanto non è che cambia tantissimo, fai più minutaggio e hai anche un arricchimento, un bagaglio tecnico e soprattutto coordinativo
importante. Certo. E per esempio lo stop di Suola, che ormai lo fanno un po' tutti, e vedrai che sarà la nuova cosa, insomma, il nuovo modo di iniziare l'azione. C'è un esperimento, in Olanda. Vogliono fare una competizione senza il portiere, quindi dagli 8 anni fino a 10 anni, penso 19 anni e mezzo, vogliono giocare 8 contro 8 a metà campo, non con un campo intero, senza il portiere. Quindi il portiere non esiste fino a 10 anni, il portiere è un giocatore. Quando avrà i 10 anni, 9 anni e mezzo, 10 anni, cominceranno e cominceremo anche con gli allenamenti specifici. Ma all'inizio vogliono provare, è un esperimento che inizia fra poco, il portiere è un giocatore praticamente, fino a 10 anni. Poi si va avanti con il tragitto di specificazione, ma i primi 2 anni non esiste. Questa allora, è una nuova... Anche in Italia, questa è da anni che si pensa, si dice, si presuppone questa cosa. In realtà siamo ancorati, io non giudico, siamo ancorati a qualcosa che è insito in noi, la scuola portieri italiana, il gusto di far imparare il ruolo anche da piccolino. Allora, io sono in una posizione di mezzo, nel senso che sperimentare per i pulcini qualsiasi tipo di ruolo è fondamentale, perché è arricchente dal punto di vista mentale, perché se io portiere faccio l'attaccante, poi so anche dove devo tirare per fare gol, e quindi so anche come rapportarmi. E poi questo, ripeto, ci vuole una duttilità mentale che spesso non abbiamo. Io, per esempio, noi Calcio Padova abbiamo un minutaggio per il ruolo del portiere, però poi gli ultimi 40 minuti, 30-40 minuti, lo fanno con la squadra, e il mister è libero di mettere i portieri in attacco, a centrocampo e in difesa. Quindi è vero che nella partita della domenica il portiere fa il portiere, ma è vero che durante la settimana, negli allenamenti della settimana, il portiere può fare il difensore o il centrocampista. Quindi è anche quello arricchente. Normalmente lo fanno giocare libero. È un libero. Devo chiedere una cosa a Sebastiano. Ma la foto di repertorio in spiaggia Big Soccer, quasi quale era? Oramai 3 anni fa, qualche, Tre anni fa. E ho fatto anche una l'anno scorso di gara. Fatto la battaglia dei portieri? Sì, la battaglia portiere, sì. Ciao Rocco. Cinque partite, 5 bastonate. Tutti i portieri di categoria, tutti i ragazzetti. Oramai. Noi abbiamo ospite qua un Maurizio Iorio, che qui da noi è il promotore della battaglia dei portieri in Emilia Romagna, e non solo in Emilia Romagna. Parte da Taranto con le selezioni, vengono fino su per fare le finali dove decidono. Quest'anno purtroppo non hanno potuto farlo. Tramite chi, per sport oppure con un privato? Sai che questo non lo so chi è tra. So che quest'anno c'era Mario Capeci che lo organizzava insieme a lui. Partivano da Sud Italia e venivano su. Però la sua, tramite chi non te lo so dire. Anni fa lo facevano qua con Keeper Sport, che è stato anche a Sasso Marconi. Keeper Sport è stato il primo fondatore fondamentalmente. Però è molto era preparatore dei portieri su Tirolo. Esatto. Arassi era il proprietario di Keeper Sport, era preparatore dei portieri su Tirolo. Sì, Reino. Ah, ok, perfetto Reino, perfetto. Adesso il nome Arassi era anche. Okay. Sì. Chiami Reino, lo riconosci subito. Come? Sì, perché per forza. Esatto, ai tempi me lo ricordo, e poi è stato sostituito, insomma, vabbè, comunque sì. Ognuno ha le sue, insomma, io ho visto il suo negozio a Bolzano, è tanta roba, ragazzi. È un professionista che fa del suo mestiere, giustamente,
la sua immagine, e quindi per portare avanti la sua immagine deve essere tutto a pennello. Poi, se non sono loro metodici, non possiamo essere. Sì. Guarda, cosa ne pensate? Di pure. Rispondi. Che è una certa professionalità tra i fratelli Ressa a portare il calcio. Da italiano sono orgoglioso, veramente è un gruppo che sta crescendo, sono in gamba veramente. Meno, cioè, ti spiegano la bontà del prodotto, cosa, non sono i soliti commercianti che ti vendono il prodotto e finita lì. Viene considerato che, cosa che molti dimenticano. Sì. Devi accompagnarli, ragazzi, devi consigliarli. Puoi vendere, sì. Basta, perché... vendere basta, sì, come dici tu, non è comunque io ho preso un paio di pantaloni di Pinocchietti, diciamo, no? Da loro, da lui anni fa, e ne ho presi due paio e uno ce l'ho ancora, molto molto resistente, poi anche calza anche abbastanza bene. Cosa ne pensate della palla con il peso sbilanciato? Quelli che sono leggermente vari. Comunque saranno prodotti tedeschi, se vengono da là, non sono prodotti italiani. È sicuramente tedesco, ma anche quelli di PES lattice tedesco, vai tranquillo, perché è il migliore al mondo e da là non ci piove. Allora, parlo dei palloni, io li ho usati, ma perché? C'è un perché. Perché fai destrezza, giocoleria, fai capacità di prensilità, reattività, fai tantissime cose con quelli. Poi, allora, devi pensare una cosa, però devi scindere, perché a me non piace parlare prima squadra uguale settore giovanile. È completamente un altro mondo, ok? Perché questo? Perché bisogna sempre tenere in mente quello. Io non faccio giocoleria in prima squadra in allenamento, la posso fare come riscaldamento, la giocoleria, mentre nel settore giovanile, attività di base in primis, giocoleria mi è utilissima per la prensilità. Quindi sono due cose completamente diverse. La palla sbilanciata in prima squadra mi va bene per la reattività, lo stimolo, perché cambia direzione, cambia velocità soprattutto, e quindi devo essere reattivo a prenderlo. Nel settore giovanile invece la posso fare come sfida, vediamo chi riesce a palleggiare le due palle in modo sincrono, vediamo chi per primo mi prende. I concetti sono diversi, però una cosa è fondamentale: il materiale, tutti i materiali che vengono fuori sono utili ma non indispensabili. Quindi è vero che abbiamo 1500 materiali e sono bellissimi perché ci danno una d'utilità e soprattutto una possibilità di fare tantissime esercitazioni, tantissime varianti, di avere una fantasia unica, ok? Ma alla fine, se abbiamo i cinesini, scusate, delimitatori spaziali, perché poi i cinesi giustamente si possono lamentare. Allora, delimitatori spaziali, pallone, basta. Senza guanti? No, con i guanti di Tommaso. Guarda, io vi svelo una cosa. Quando c'era Turci a Udine, e aveva un preparatore portieri che utilizzava i guanti di lana per fare sensibilità a Turci, perché non riusciva per avere una concentrazione mentale superiore sul e quindi era un escamotage, che sia qua. Quindi vuol dire che anch'io, per esempio, però non mi piace a me, con i pulcini in riscaldamento sensibilità prensile. Poi quando vado a fare più situazionale, esercitazioni in cui c'è il contrasto, in cui c'è un tiro, quant'altro, è giusto che siano protetti, perché il guanto io parto da una concezione che per me il portiere deve dall'inizio alla fine
deve avere il guanto, tranne in qualche esercitazione di destrezza con le mani. Però perché? Perché il portiere in sé la domenica la gioca con il guanto, per cui noi dobbiamo avere confidenza con il nostro attrezzo primario, che chiaramente lo dobbiamo conoscere, e se non lo non ci abituiamo a tenerlo anche in allenamento, secondo me andiamo a fare un po' di confusione e forse qualche mancanza di sicurezza, secondo me. Per dire, ti faccio un esempio, che Turci, raccontavi che Turci faceva fare dell'esercitazione con i guanti di lana. Turci non faceva fare, quando lui giocava. Lui. Ah, ok. Le faceva lui, Rocco. Però ti dico, ne ho sentito qualcuno che tuttora fa fare qualche esercitazione con i guanti di lana sulle prese. Però qualcuno, però non faccio nome perché non mi ricordo neanche chi fosse, per cui comunque, ormai 20 anni fa, 15, quello che è, insomma, quindi il calcio evolve. Certo, sono d'accordissimo con te che in prima squadra il guanto è importante e fondamentale. Ecco perché ho fatto una distinzione tra settore giovanile e attività di base e prima squadra, perché lì devo formare, di là devo mantenere di solito. Sì. No, ma sono totalmente due cose distinte, proprio diverse. Scusa, Rocco, dimmi. No, io poi volevo fare una domanda per uscire un po' dal solito portiere e parlare un po' dell'allenatore dei portieri. Nel senso che come possiamo, tipo io che sono allenatore di eccellenza e che credo di tantissimo, ho una grandissima ambizione, cosa bisogna fare per diventare grandi, diciamo, grandi allenatori, oltre alla formazione, diciamo, anche avere un po' di fortuna? Cioè, puoi essere bravo quanto vuoi, però diciamo che la bravura serve poco. Guarda, rispondo alla mia, poi sicuramente anche Rocco dirà la sua. Io ti dico per la mia esperienza, io non ho giocato ad alti livelli, anzi prima categoria promozione, poi mi sono spaccato. Io ho iniziato la mia carriera da preparatore portieri 20 anni fa con un portiere giovanissimi provinciali. Dopo sono passato dai provinciali ai regionali, dai regionali sperimentali, e dagli sperimentali mi hanno visto a Padova e sono andato a Padova. Ho avuto la fortuna che a Padova era il periodo importante dove c'erano le terze scelte d'Italia, avevo portieri dalla Sicilia, avevo portieri dal Brasile che arrivavano, avevo una società importante che però esigeva, perché avevo Giorgio Molon, uno dei più grandi responsabili di settore giovanile d'Italia, ma riconosciuto a livello internazionale, che ti dici che in due volte dovevi decidere se questo era da professionismo o meno, e perché c'erano dei costi, perché la foresteria costa e quant'altro, quindi le cavolate le ho fatte anch'io, però ho avuto anche la fortuna spesso di portare, chiamiamole così, dei vantaggi, ecco, quindi l'occhio è importante. E poi ti dico la verità, più in alto vai di categoria più è difficile esserci, quindi fare la prime squadre, primavera, allievi nazionali non è semplice, di solito ci sono degli ex giocatori, ma questa è la realtà alla fine dei conti. Mentre se vuoi e se sei bravo, i tuoi spazi te li riesci a tagliare nei settori giovanili di non basso, che ho sbagliato, ma dell'attività di base del settore giovanile, che è talmente importante, e qua non lo capiscono perché molti lo dicono, ma dobbiamo mettere i preparatori portieri più forti in quelle categorie lì perché dobbiamo formare i portieri del domani. Sì, ma guardate che in Italia non ce ne sono tanti. Ve lo posso garantire perché mi chiamano molti, molto spesso a fare stage a destra e a sinistra, ma perché ci sono pochissimi specialisti in quelle fasce d'età. Quindi sì, fortuna ci vuole. Formazione è
fondamentale e anche tanta determinazione e costanza. Io sono, mi ritengo un privilegiato, anche se non vivo di calcio, perché la mia passione, io sono fortunato e privilegiato perché ho fatto dei miei due hobby, anzi, dei miei due, chiamiamoli così, fantasie, dei miei due sogni, due lavori, l'insegnante e l'allenatore dei portieri, professionista, quindi posso solo essere contento. Un'altra domanda, Sebastiano. Qual è il particolare che differenzia il guanto da normale, da giornata asciutta, e il guanto da bagnato? Per chi magari non lo sapesse. Sostanzialmente si distinguono dalle mescole. Se vuoi un guanto performante sul bagnato, è a discapito anche dell'usura, perché le mescole da bagnato sono nettamente più tenere perché devono assorbire l'acqua. Bene, quella d'asciutto è completamente più dura, duratura anche nel tempo, però oramai diciamo che ci sono delle mescole speciali che funzionano benissimo sia asciutto che bagnato, quindi solitamente non si acquista più il guanto solo da bagnato, il guanto solo da asciutto, oramai si va con una mescola, fai tutto. Allora Nigro, vuoi che aggiungo io qualcosa? Una domanda a Massimiliano. Sì, io volevo dire aspetta, Gomba, Massimiliano vuole dire qualcosa. Volevo allacciarmi su quello che diceva Luigi, no? Io ok, professionisti, è una bella cosa riuscire ad arrivare là, però nulla toglie che tu puoi essere professionista anche nei dilettanti, eh. Se tu credi in qualcosa, hai passione e hai un progetto, un'idea, tu sei professionista, eh. Io la penso in questo modo qua, eh. Dopo ovvio che se vai in quel passo là, arrivi da là, è un'altra strada, ma tu puoi essere professionista anche nei dilettanti. Non so se condividete, io la penso così. No, io credo tanto in un progetto. Condivido in pieno, credo in questo progetto e vado avanti fino a... Se dopo mi porterà in quell'altra strada là di essere professionista, bene, ma intanto io mi reputo un professionista perché sono uno che ascolta, come dicevo prima, cerca di capire, di comprendere e dopo provare, sviluppare, e là ti porta a crescere e chissà. Lo dico io, ma certo, non sono presentoso. Falletti è uno di quelli che si forma ogni settimana, si fa gli zebedei, scusate il termine, veramente grandi. Poi può essere condiviso quello che dice lui, quello che dico io, però sulla professionalità e su quello che ha detto Max, io lo stimo perché anch'io quando non so qualcosa mi confronto anche con lui, ma non dobbiamo tirarci via il presupposto che sono professionisti e quindi sanno tutto, sono dilettanti e non sanno niente. No, tutti sappiamo qualcosa e tutti dobbiamo imparare dagli altri. Tutti sappiamo qualcosa. Però di natura. Arrivare nei professionisti, io dico la mia, come Yuri, io ho iniziato proprio dalla base, settore giovanile, dilettantistico. Poi dopo ho avuto l'occasione di andare a seguire un maestro per un anno intero e ho visto segreti, ho chiesto insomma consigli, insomma ho cercato comunque di aggiornarmi andando anche a vedere allenamenti per 3 giorni a settimana in squadre di Serie A, Serie B. Io ho girato, poi in quel momento lì ho detto dai, basta settore giovanile, mi voglio buttare coi grandi. Dopo ho avuto l'occasione comunque di iniziare in una società di eccellenza e dopo, sai, da cosa nasce cosa, mi sono ritrovato in Serie D l'anno dopo con un'altra società, conosciuto comunque un allenatore che per me è stato, mi ha fatto crescere, che è Nicola Campedelli. E mi ha fatto crescere perché comunque lui utilizzava fare video, per cui io ho imparato da lui fare video nei dilettanti, specialmente nel discorso dei portieri, cercare di analizzare il difetto, l'errore,
queste cose qui, che è fondamentale. E da lì ho affinato chiaramente questa tecnica, che è una tecnica importante. Poi, sai, nel tuo percorso devi avere grande fortuna e devi avere esperienza, perché comunque partita dopo partita conosci persone, e, sai, ci metti poco, poi dopo magari avere l'occasione di sentire un amico che hai conosciuto nel tuo percorso e dici chiaramente, ma senti, se c'è qualcosa in giro oppure vengo con te di qua e di là, poi nasce, cioè in quel senso lì purtroppo chi non è stato giocatore di Serie A o Serie B, come anche loro, perché cioè, anche loro alzano il telefono e chiamano il mondo per poter lavorare. È chiaro, noi dobbiamo fare male, però loro hanno la fortuna di conoscere persone all'interno di questo mondo, che sono persone magari che gravitano nel calcio professionistico. E se noi chiaramente abbiamo la fortuna magari in quel momento di conoscere o confrontarsi con una determinata persona e questa persona chiaramente prende fiducia nei tuoi confronti, magari una possibilità te la può dare. Però, come dico sempre, cioè, uno ti può dare una possibilità, però poi sei tu che devi dimostrare. Infatti devi metterti in gioco. Quello che parla è il campo, quello che parla è il campo, quello che parla sono i tuoi allievi, quello che parla è, secondo me, la tua faccia. Cioè, tu ci metti la tua faccia, ok? Per cui è determinante il tuo lavoro. Per cui quello che dico io è, non te la devi mai far sfuggire un'occasione. È chiaro che ci sono momenti e momenti, perché ci sono momenti in cui ti capita un'occasione e non sei pronto per quell'occasione e rischi di bruciarla. Allora devi essere freddo di dire no, ho bisogno di fare dell'altra esperienza. E poi dopo si ricapiterà chiaramente un'altra occasione, è lì quel momento che devi sfruttare. Perché se tu ti bruci la prima occasione è finita, è difficile ritornare in certi contesti. Bruciato per sé. Bene, soprattutto se non sei un ex professionista. Sì, ragazzi, sì. Vi devo interrompere, mi dispiace, perché lo so che andremo avanti delle ore. Niente, bisogna che... Ah, è ritornato Riccardo. Ok. Prometto che questo gruppo di persone lo rifaremo, ok? E continueremo dal punto dove siamo arrivati oggi. Intanto, allora, ringrazio Massimiliano Falletti, che è arrivato nuovo stesso. Ecco, non andare via, non andate via quando finisce la diretta, un attimo. Intanto ringrazio Riccardo Boscolo, ormai è uno dei nostri beniamini. Dalla fredda Olanda. Ciao. Oh, poi ce lo racconti cosa stai facendo con Tarallo col mister. Sì. Ringrazio Rocco Crea, mio compagno di viaggio in queste serate dedicate ai portieri e preparatori dei portieri. Grazie a voi. Ringrazio Gigi Nigro sia come preparatore che come amico, come lo è Rocco. Ringrazio Yuri della sua presenza, grazie a voi, sempre molto molto chiaro nel spiegare le cose e molto competente, questa è la mia opinione. Grazie. E ringrazio il nostro sponsor Tommaso Sebastiano Pes per il suo intervento e per tutti i materiali che ci dà. Vedi Tommaso ma alla fine della trasmissione c'è anche il banchetto per gli altri, giusto? La maglietta. arriviamo a fare il banchetto, dai. Arriviamo, niente, ragazzi, vi ringrazio e grazie ci a te, bomba. Alla prossima, grazie, alla prossima grazie a voi. Grazie tante. Ciao.